Grazie a te Raul, veramente. Ora facciamo i prossimi due interventi, poi immagino ci siano delle domande. Do la parola invece a Elena Gerebizza di Recommon, ricercatrice, anche lei militante di Common coinvolta, diciamo, in diversi studi, in diverse azioni proprio sulla estrazione del petrolio e sulle grandi dinamiche e trasformazioni che stanno avvenendo, tra l'altro in un momento in cui il nodo del passaggio delle fonti energetiche è diventato centrale. Elena, ci sei? Mi sentite? Grazie. Sì, vi ringrazio anch'io per l'invito e per aver organizzato anche questo webinar. Il tema è assolutamente centrale e diciamo a me è stato chiesto di tenere un po' più una prospettiva su quello che sta avvenendo a livello europeo e quindi anche di capire se effettivamente come dicono molti, niente sarà più come prima o come temiamo, invece in tanti purtroppo il sistema si sta semplicemente riorganizzando e questa crisi unita alla crisi climatica è un'altra opportunità che il sistema capitalista e estrattivista sta utilizzando per rigenerarsi. La grande paura che condividiamo effettivamente è quella che ancora una volta, diciamo, la cosiddetta emergenza venga utilizzata per definire misure straordinarie che aiutino in qualche maniera questa fase di rigenerazione senza però affrontare quelli che sono i nodi centrali, problematici del sistema che stiamo vivendo e che sono quelli che ci hanno peraltro portato in questa situazione di crisi. E se guardiamo alla crisi climatica ambientale, come appunto dicevi tu prima e come è stato detto anche nell'introduzione, questa è profondamente collegata alla crisi, chiamiamola sanitaria, che stiamo vivendo adesso e anche il tipo di misure che si sono prese, che sono misure che hanno principalmente determinato delle fortissime restrizioni alle libertà individuali e addirittura alla possibilità di incontrarsi, diciamo, a livello comunitario. E quindi un po' per collegarmi a quello che diceva Raul e che condivido pienamente, in questi mesi in Italia soprattutto, molto meno in altri paesi europei, però diciamo la dimensione comunitaria è stata profondamente attaccata. Quindi l'emergenza, diciamo, è stata utilizzata anche per impedire che la dimensione collettiva potesse avere una sua ragione e quindi in nome appunto dell'esigenza concreta che c'era di affrontare la diffusione del virus, di fatto si sono usate delle misure molto estreme e secondo molti anche discutibili. La grande domanda che tutti viviamo adesso è, appunto, riguarda da un lato come ciascuno di noi ritornerà, a, diciamo, fruire, degli propri spazi di libertà e se questi verranno mai restituiti e in che forma ci verranno restituiti. E dall'altra parte però in Italia almeno c'è moltissima attenzione per quello che è definito diciamo, il piano di recovery europeo. Quindi questi aiuti finanziari che tutti stanno aspettando a partire dalle imprese in Italia, che sono quelle che hanno sempre la voce più forte, però anche i milioni di individui che si sono trovati ovviamente in una situazione drammatica in questi mesi, peraltro per lo più abbandonati dalle istituzioni. Ora, se guardiamo appunto a queste discussioni che sono ancora molto in divenire,
Ci sono alcuni elementi che però già si stanno delineando e che per noi diciamo sono elemento di preoccupazione. E in primo luogo vediamo che le istituzioni si stanno attivando in una maniera che è totalmente orientata a fornire un sostegno al settore privato, peraltro senza fare distinzioni rispetto a che cosa questo significhi e anche senza fornire alcuna giustificazione rispetto a perché il privato e non il pubblico, ad esempio. E tra le istituzioni che si sono attivate di più abbiamo la Banca Europea degli Investimenti, che è appunto una banca privata che principalmente presta a grosse imprese nel settore privato e che ci stiamo rendendo conto avrà un ruolo fondamentale proprio non solo nel raccogliere la ricchezza necessaria, ma anche nel distribuirla e quindi anche nello scegliere a chi e come. Parliamo di pacchetti di investimenti di svariati miliardi e la Banca Europea degli Investimenti ha creato un proprio fondo, diciamo, di 40 miliardi che vuole proprio guardare all'emergenza in primo luogo, però poi si è fatta anche promotrice di un'altra iniziativa che è quella che noi vediamo, diciamo, forse con più preoccupazione, ossia la creazione di un fondo di garanzia di 25 miliardi. E che dovrebbe essere creato appunto con donazioni dirette dei paesi membri, ma anche da parti terze, quindi investitori vari, e dallo stesso budget europeo, per permettere alla banca di raccogliere sui mercati finanziari investimenti fino a 200 miliardi di euro. Quindi questo è un meccanismo che vuole di fatto utilizzare risorse pubbliche per ridurre il rischio di investimenti privati e queste risorse verranno quindi canalizzate dalla stessa banca utilizzando il sistema finanziario, per cui le banche, le grosse banche soprattutto, molto più le grosse banche che non le piccole, saranno le strutture proprio utilizzate per distribuire questi soldi. E questo che cosa ci dice? Allora, in primo luogo che queste banche in qualche maniera loro stesse si rafforzeranno, quindi parliamo di istituti finanziari che ovviamente chiederanno delle commissioni per svolgere questa funzione. E se guardiamo in Italia quali sono queste banche, vediamo che in prima linea ovviamente ci sono i gruppi finanziari più grandi, quindi Intesa Sanpaolo, Unicredit, che guarda caso sono anche considerate tra le istituzioni finanziarie più problematiche dal punto di vista ambientale e climatico. Da poco abbiamo pubblicato un rapporto che si chiama Finanza Fossile, che appunto cerca un po' di fare un punto abbastanza chiaro di qual è l'impatto che solamente queste due istituzioni, unite anche a Generali, che è la più grande assicurazione italiana, hanno effettivamente sul clima. E i dati sono ovviamente ultra preoccupanti, cioè parliamo di banche che continuano a investire nel carbone, continuano a investire nelle fossili di tutti i tipi, incluse le estrazioni più pericolose da un punto di vista ambientale e climatico, e che quindi in questa fase già si delineano come soggetti che verranno rafforzati nella fase di ripresa. E in che maniera quindi verrà implementato oppure no il Green Deal? Ovviamente anche questa rimane una grossa domanda, perché se già vediamo che queste istituzioni saranno rafforzate, vuol dire che comunque di base nel ragionamento primario che riguarda come verrà implementato il recovery plan, non c'è stata alcuna valutazione in merito a questo. L'altro settore che sicuramente si rafforzerà è quello dell'industria estrattiva, e infatti vediamo che appunto, nonostante la crisi del petrolio, il settore in difficoltà, comunque di base il settore ha continuato a funzionare. Abbiamo visto situazioni estreme dove addirittura per continuare con l'estrazione delle fossili si sono messe addirittura a rischio la vita e la sicurezza
delle comunità che vivono nei luoghi dove queste estrazioni continuano. Pensiamo al caso del Mozambico, che è un caso di cui abbiamo parlato, ma ce ne sono moltissimi altri. In Italia, ad esempio, i cantieri per la costruzione del gasdotto TAP sono tra i cantieri che hanno continuato a lavorare anche nella fase di crisi. Per cui ovviamente ci sono un sacco di domande in merito. Quello che crediamo noi è che se questa fase ci deve servire a qualcosa, cioè se questo momento di chiamiamo rilancio dell'economia, in cui si stanno concentrando tutti i governi e le istituzioni, deve in qualche modo segnare un cambio con il prima, questo si dovrebbe vedere dal fatto che alcuni settori produttivi dovrebbero essere messi in discussione, quindi tutelando da un lato i posti di lavoro, perché ovviamente non devono essere le persone a pagare i costi di questa crisi, però dall'altra parte questa potrebbe veramente essere l'occasione per rimettere in discussione il modello, cosa che però ovviamente non stiamo vedendo accadere. L'altra cosa che volevo segnalare riguarda invece un altro ambito estremamente preoccupante, che è quello proprio della costruzione di mega infrastrutture. Noi diciamo l'inizio della crisi Covid è stato un momento in cui noi stavamo cercando di capire in maniera più approfondita proprio questa nuova grande agenda delle grandi infrastrutture che a livello globale si stava riorganizzando. Stava riorganizzando l'intera produzione, la produzione a livello globale, e secondo il nuovo mantra che è quello del just in time, con la logistica che diventa parte della catena produttiva. Quindi parliamo di un piano di costruzione di mega infrastrutture che vanno dall'ampliamento dei porti, la costruzione di nuovi porti, la creazione di zone economiche speciali e di poli per la logistica, ma anche nuovi treni ad alta velocità per il trasporto di sole merci, che vorrebbe appunto ridurre i tempi di percorrenza per le merci tra i vari continenti. Il piano più grande e quello di cui si è parlato di più in Europa è la Belt and Road Initiative, quindi il piano di investimento promosso dalla Cina, ma che in realtà si collega molto a quella che è l'agenda europea delle grandi infrastrutture. Quindi la domanda è questa, cioè in un contesto in cui già l'impatto sull'ambiente e sul clima del sistema è troppo grande, in cui diciamo il settore estrattivo deve assolutamente chiudere, cioè dobbiamo chiudere con l'estrazione delle fossili, ci chiediamo quanto anche un rilancio di questa globalizzazione 2.0 possa essere o no compatibile con diciamo una ricerca della sostenibilità a livello globale. Secondo noi non lo è, e la grande domanda, la grande preoccupazione è se appunto questo piano di investimenti rimetterà in discussione questo rilancio delle grandi infrastrutture a livello globale oppure no. E mi fermo qui, vi lascio con queste domande.